Ah, io ve lo dico, The Alien, ho visto a stento i film, non so assolutamente un cazzo di niente. Io sarò anche uno stronzo che non sa un cazzo, ma è quella Ripley o è tipo una figlia? Dio madonna dell'audio però! No, è proprio lentissima, aspettate, è al massimo, è la cosa più lenta del mondo. Adesso? Non ho un corpo, non ho un corpo, è un gioco di merda per fare una citazione. Mi devo fare una doccia prima? Sì, ma che palle che non ho un corpo, scusate, io volevo vedere le boobies. Però madonna che bello esteticamente, veramente bellino, eh. Mi piace un sacco questo stile che dovrebbe essere tutto mega ultra futuristico, ma in realtà c'ha quelle robe tipo con i tubi catodici, no? C'ha quello stile futuristico ma vecchio. È molto molto figa. Usa i punti di registrazione per salvare manualmente i progressi. Con la memory card, è bellissimo, sì. Oh, è quel tavolo, forse. È quello del film. Andiamo a Sevastopol. Dove dobbiamo andare, capitano? Ciurma, vi faccio Conan? Viaggiamo nello spazio e ho ancora bisogno della patente. Ma che cazzo vuol dire? Devo mostrare il documento, veramente. Risveglio, completa la prima missione. Vabbè, non mi sembra neanche il caso, comunque. Marshall, qui è la torre. Se puoi ripetere... Ah, io ho capito suga la minchia. Poi ognuno pensi quello che voglia. Che cazzo è un Warhammer è diventato? Minchia, bellissima la luce nell'elmo. Nell'elmo, nel casco. Non gli puoi dire veramente niente esteticamente. Tanta, 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 tanta roba. Cioè, io ho visto un cazzo di Alien. So il nulla, ma minchia, guardando sta roba penso subito a quello. È qualcosa di fighissimo. Sono finiti nel sole qua a fianco. Minchia, non so come hanno fatto a non esplodere con quella roba lì. Cerca aiuto. Posso toglierla? Meno male. Ora posso scattare. Questo è un problema. Vuol dire che qualcosa mi può Possiamo riandare fuori. Usa i punti di registrazione. Sì, lo so. Lo so, Dio Cristo. L'ho capito. Tu mi vuoi far salvare qua dentro invece di tornare indietro. Così rimango intrappolato con l'alien. Perché posso guardarmi attorno mentre salvo? Che cazzo vuol dire? No, oh. Oh, se neanche il save e salvo mi incazzo, eh. Che vuol dire sta cosa? Pezzi di metallo. Trova le istruzioni per assemblare oggetti con... Ah, c'è anche il crafting. Contro l'alien voglio vederlo il crafting. Voglio vederlo contro l'alien. Che cosa gli tiro? La mazzetta dietro? Andiamo di là. Sembra più calmo. Che? Che è successo? Perché? Che è il ciclo? Perché sei spaventata? Che c'ha avuto? Non lo vediamo. Meglio così. Meglio che rimane a casa quello stronzo. Un classico terremoto spaziale. Sì, sì. Che dove non ci sono? Dio, vaffanculo. Dio Cristo. Allora. Ma devo scendere sotto, spero. Raga, però vedi che sono dei figli di puttana, però. Sono dei figli di puttana. Ma come in tutti i cazzo di film ti fanno vedere l'alien che si infila in tutti i pertugi del creato e mi fanno infilare nei condotti? Ma sono dei figli di zoccola. Perdonatemi la scurrilità. Ma che cazzo vuol dire? Non è diverso da The Space. È molto differente. Isaac è il... Madonna di Cristo. È il Dungai. Che cazzo sta succedendo? Sta crollando l'astronave, ma magari così finiamo subito sta tortura. Cos'era? Ma perché cazzo guardo sopra pure io? No, 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 no. L'ho detto un attimo fa, mi sono appena spezzato le tibie, tutte e due. Lo sentite questo rumore di sonaglino? Sono le mie tibie di merda. Oddio, io ci avrei messo anche qualche animale della fattoria. Un razzo. Se ci sta anche gli elementi di survival è una figata assurda, eh. Ah, ti puoi anche strisciare sotto a ste cose, può andare ancora più bassa. Iniettore, un cazzo di niente. Perché si aprono da sole le porte? Era tanto bello Dead Space. Devo fare con il ditino io. C'è nessuno. Brava, abbassa la voce. Usa questi terminali per aggiornare la mappa con le aree. Quali terminali? Ai lati ci sta una roba con cui interagire che non ho visto. Sopra sia a sinistra che a destra. Ah, è questo!
Io giuro, vabbè che non sono mega esperto di sci-fi, quindi un ca... Io pensavo fossero dei riflettori di merda. Stai attento a sto cavo che moriamo sul po... Oh, io stavo a dire per il meme. Kit medico versione 1. Hai le istruzioni? Guardare l'inventario. Per costruire. Oh, ma guarda che fi... No, buono. Però in realtà, oh, che bel mood. Ma anche proprio da gioco survival horror. Madonna. Ma che figa che è sta roba, Dio Cristo. Vabbè, ho capito. Oliatele ste cazzo di saracinesche di merda. Avete fatto il bordello, avete svegliato anche la nonna che è morta. Ma Dio Cristo, ma più piano. Sta cosa ci vuole troppo tempo per farla. Non va bene. Non va manco per il cazzo bene, ragazzi. Cosa non ho visto, Fatal? La via per andare avanti era sotto i tuoi piedi. Raga, io solitamente mi avete visto che spippolo ovunque. Sarà che ho la caga in corpo che non mi fa ragionare. C'era il passaggio sotto ai miei piedi. Ma forse al centro del bar? Questo non è essere ciecati, ragazzi. Questo è spirito di conservazione. Che cosa state dicendo? Ma voi secondo te vi andate a infilare dentro la botola? Ma che cazzo state a dire? Ma questo si chiama essere intelligenti e non voler morire come degli stronzi. Ripley, ma tu non ce l'hai un mili davanti all'alien? Madonna, fortissimo così. Come con Lady Dimitrescu con la sculacciata sul culo. Tua madre, quella grandissima puttana slinguazzosa. Mi è rientrata la palla a destra, mi è rientrata. Mi date una mazzetta, mi date della finta arma, perché tanto non gli fai un cazzo. Ma sta cosa la sto notando, fate, che ci sta molto in realtà backtracking da fare con gli equip quelli belli per fare il completismo. È una cosa che sto adorando. Cioè, questo sembra veramente un bel survival horror. Poi che muori di infarto è un altro paio di mani. A casa mia ci si fa di fantasie, sono io. Non si può continuare. Adesso siamo protetti. Adesso non ci può toccare più niente. Si caccia là fuori, in grazia di Dio. Come si caccia? Devo tenere questo, premere A. Fate una figata, Fatal. È molto molto interattivo, è molto figo. Però minchia, una volta che entri nel mood è una figata, perché sai, per fare determinate cose ci stanno delle azioni specifiche. Magari c'hai sempre l'alien appresso. È una figata. Meno male, una cutscene, non devo fare un cut. Hello there. Un assassino. Capisci? Ok. Disse l'uomo armato di pistola. Credo che quella revolver sia la mia, vero? Non rimarrà nelle sue mani per molto. Chi siete voi? Io Babbo Natale e lei è un elfo. Sono solo un paio di stronzi. Non c'è tempo da perdere, andiamo già. Dobbiamo arrivare all'area comunicazioni, potete aiutarci? Non ci serve il loro aiuto. Non dirgli niente. Senti, ho fatto funzionare l'ascensore. Gianna, andiamo, ok? Mi dispiace. Buona fortuna. Sì, ho capito, zio, ma non puntare il ferro a qualsiasi cosa si muove. Se c'era l'alien che lo sventrava, ridevo. Devo sapere che sta succedendo. E subito, cazzo! Bene, come ho detto, c'è un assassino. Un assassino? Che vorrebbe dire? Non l'ho visto, ma è qui. Ci sta eliminando uno per volta. Che stai... Come fai a non vedere 3 metri di Cristiano Nero? Torcia. Cerca di non restare senza batterie. Ma perché delle batterie? Che torcia di merda hai? Quella dei cinesi che per sbaglio la sbatti troppo forte e si rompe. Un attimo, fammi salvare! Dio Cristo! Spero che ti ammazza nel modo più brutto che ci sta. Namo! Axel, dietro di te. Fanculo! Venite qui, ho trovato il nostro laduncolo del cazzo. Pensavi di... Andiamo, capito. Madonna! Di nuovo, vabbè, ho capito. L'hai ucciso! Perché stava per uccidere me, mi hai salvato la vita. È questione di sopravvivenza. Lo capisci? Che cazzo sei? Ma togli quelle mani che te le stacco. Ma ci siamo conosciuti 10 minuti, ma hai pure puntato una pistola in faccia. Ma che cazzo vuoi? Axel. Ma che roba è? Devo proseguire. Ma
Col cazzo, ma moriamo in questo angolo, disidratati col cagotto a fischio piuttosto. Hai droppato la pistola? Vabbè che tanto all'aline, che cazzo gli fa la pistola? Cioè se fa identici i proiettili. Pipipi. Ho appena fatto una cosa che non rifarò più mai nella mia vita. Perché se io faccio questo e mi sbuca l'aline da sopra, ragazzi, infarto. Ma ho capito! Ma c'avete tutti le emorroidi! Ma che cazzo! Ma vaffanculo! Ma non vedo l'ora di trovare una cazzo di arma, vi sforello a tutti, Dio Cristo! Americani del cazzo! Madonna! Vendete le armi nel Walmart, Dio Cristo! E uno non può un attimo chiacchierare che dovete cagare la minchia! Ho capito! Non mi devo fidare degli umani! Ho capito, va bene! Non mi fido! Porco Dio, che stai calma, brutta stronza, pure tu! È un Game Boy Advance! Vai, butta dentro Pokémon rosso! Ah, cioè, posso veramente hackerare? Bellissimo l'audio, continuo a dirlo. Fatto veramente di Cristo. Guarda, preferisco l'alien. Almeno credo che se mi guarda mi scioppa. Quella barra della vita serve soltanto per gli umani. Proviamola e facciamola fuori. Senti Nathan Drake. Dai, sono invisibile. Vedi qualcosa? C'era Ripley con la, con l'elmo da statua, tipo Scooby-Doo davvero. Sono un po' guardie di Metal Gear. Che cosa? Oh, figli di puttana, vi apro! Madonna, sei. Quanti colpi sei? 5 per loro, 1 per me. Ah, ma perché finché non lo cacci fuori... Cioè, è sempre con il destro. Lei non è che lo tiene fuori. Ogni volta deve fare... Deve fare tipo il guardone. Mappa mi sta da quinta... Ah, oddio, è vero che questa è la mappa. Grazie, fatto. Ma Dio Cristo, mi sembra uno schermo di merda. Sembra un Nintendo DS gigante. Ma che cosa devo fare io qua? Penso che faccia parte dell'esperienza anche questo, che ti devi abituare a cosa è cosa, le porte, come interagirci. Cioè, devi capirlo. Ah, era quello che cercavo, ok. Perdonatemi. La mia attenzione è sovrastata dagli infarti. Vabbè, magari potevi recuperarla in qualche modo. Che cazzo mi devo mettere a fare? A ordinare adesso i memory card giganti? O c'è qualcosa di utile dietro uno di ste merde? Ah no, la cellula dati, ok. Ah, perché adesso hackero per uscire, va bene. Ma bellissimo. Ma comunque, oh, tutte queste interazioni sono una figata, eh. Che qualsiasi roba che tu fai tra il doverti curare, che ti devi fermare, e il flare che c'hai, le varie possibilità, l'aprire le porte, l'hackerare, è una figata assurda. Ah, cazzo, è vero che sta a far rumore. Me l'ero dimenticato. No, vabbè, ma perché ci dovrebbe essere l'alien adesso? Ma posso andare anche in combo senza che deve fare tutta l'animazione? Sì. Se tu già dai l'input e lo fa direttamente. Vabbè, non perché me lo dovrei trovare davanti. È stato bellissimo. La linguetta di quello stronzo così che mi arrivava in faccia. Ero morto io il personaggio. Non mi prendi per il culo. Che cazzo è servito sto luogo di merda? Tanto se era dovuto spawnare era già spawnato, ragazzi. Quindi prendiamoci il nostro tempo. Forse perché devo interagire con qualcosa qua attorno, con qualche schermetto, con qualche Nintendo DS da Rocco, con questo coso qui. No, è che devo tornare alla stanza principale per aprire. Ma mi può acchiappare anche mentre sto dentro a sti lobby? Con uno di sti cosi. Questo ci ho visto. Quelli non credo. Forse questo rosso qui per disattivare l'allarme. Sì. Può essere molto spazioso un armadietto, ragazzi. Come vivere dentro un armadietto a vita? Just chatting nell'armadietto? Apri piano, che cazzo fai? Posso infilarmi sotto al tavolino? Ma cazzo è possibile, Ripley? Quanto puttana miseria era veloce. No, i proiettili gli rimbalzano.
Madonna, ma che bello! L'audio è bello. Non stai salendo lì. Cioè, l'audio, ma in toto tra le musiche, gli effetti, il sound design. Questi te li mettono proprio per farti capire che i proiettili non gli fanno un cazzo comunque. Oddio, questo è nuovo. Ma che figo, ma sono dei minigame proprio anni 80-90. Risolviamo in modo amichevole. Oddio. Va bene, non cagare il cazzo del robot. A posto, l'ha annichilito. Problema risolto. Così dovremmo fare con un sacco di persone che chiacchierano. Non so se mi stanno seguendo. C'è comunque qualcosa che non va qui. Anche qua è gestito de Cristo l'audio, eh. Quando te si avvicina, vanno molto più sull'acuto con i violini. È una figata l'audio. Ma se ne sta andando a fanculo sto fiume. Ma te ne vai a cagare, androide del cazzo! È andato. Non c'è la musica. Dio Cristo, zia. Piano. Oh, devi essere furtiva, puttana miseria. È un carro armato. Cioè, forse che cazzo ne so, che sei She-Hulk, posso pure capirlo. Apri il culo a tutti con due che tre cazzotti. Se ti toccano sei fatta di pasta frolla. Ci stanno i droidi, invece. Siete cattivi? Avete gli occhi rossi, siete molto cattivi. Estremamente cattivi. Non t'avevo visto, non t'avevo visto, scusa. Scusa, non t'avevo visto. Non t'avevo visto. Ce l'ho effettivamente la mazzetta. Aspetti, aspetti. Vederci, grazie, nella retina proprio. Ma non mi sta vedendo. Mi ha visto invece. Ah! Dio Cristo. Oh, non ha funzionato. L'ho preso? L'ho preso sicuro? No, aspetti, stia. Un, due, tre, stella, via. Ah! Entro nel tubo. Mi prende, mi prende, mi prende. Ok. Oh, oh. Oh, tua madre. La motherboard di merda. Run, bitch. Run. Porca puttana. No, 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 no. Qua pure è chiuso. Oh. No, 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 no. Ce l'ho dietro. No, 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 no. Corri, scappa, c'è il nemesis. Cazzo. Se sta stanca. Dai, dai, non mi infarta. Dai, resisti. Resisti, vai donna. Chiudi. Che cazzo di ansia. Però immaginate. No, non c'è niente. Ma no, guardi, non compro niente. Già è passato l'altro signore del caffè. Ho preso due cialde. Devo prendere l'ascensore qua a destra. Ma ci sta tutta la famiglia. Come vado? Ma ve ne andate a cagare. Ma strollindo dei miei coglioni. Non aprire che ti spacco le ossa. Hello there. Devi trattenere il respiro con il tatto destro. L'unico modo che ho per salvarmi è uno. Ho sbagliato via di già perché sono un... Vaffanculo, no! Sono... che cazzo ti ricalci? Sono un gatto, miau! Non riesco da qua sotto, figli di puttana! No! Sono circondato! Dove vado? Puttana miseria! Momento! C'è le cazzo di lacrime agli occhi! Dai che ci riusciamo a uscire da sto tavolino di merda! Però mi devo calmare perché se non mi calmo qua facciamo un cazzo! Dai che possiamo uscirne! Senza le tibie! Allora, vado di qua, vaffanculo. Ma sì. No, raga, questo l'ho visto in un porno. Quanti troppi? Mi ha sbattuto al muro. Sbatto cancello, arrivederci. Ma vaffanculo, era aperto. Non me ne sono accorto perché stavo spaventato. Che cazzo di parto? Preferisco l'alien, almeno mi ammazza. Mi prende, track, mi sacca sul posto, mi ammazza. Sono tornato in una zona buona. Qua non dovrebbero rompermi i coglioni. Minchia, voglio proprio andarci sotto al condotto con una cosa che fa dentro le orecchie. Lo sento qua, dietro le orecchie. Così mi sta facendo. Aspetta, aspetta, qua ci stanno le risorse. Qua ci stanno le risorse. Aspetti che sto ritirando il pacco. Sbrigati, quanto ci deve volere per interagire con una merda? E Dio Cristo. Vai, 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 più veloce che sai. Son pan di zenzero, acchiapparmi non potrai. E l'obiettivo è di là. Bello che l'hanno implementato su quel robo l'obiettivo, perché almeno non devi stare sempre ad aprire la mappa. Oh, ti hanno ucciso, brutto pezzo di me. Dove sta andando?
No, ma infatti qua penso che sta difficoltà è, a parte gli umani, tutto il resto devi distrarlo. Devi semplicemente distrarlo, menomarlo, rallentarlo. Però figo, perché c'ha senso. Alla fine sono dei cazzo d'androidi. Devo tenere premuto quando ricarico. Perché? Perché mi mantiene i proiettili. Ah, deve mettere il singolo. Ecco perché ogni volta mi trovo a corto. Perché deve mettere il singolo figa di proiettile. Allora, bellissima, figata. Però vaffanculo, gioco, me lo vuoi cazzo dire? Io che cosa devo fare? Me lo devo immaginare? Che sta stronza mette un proiettile. In realtà è una figata, perché giustamente se stai di fretta ne metti uno e via, vai di colpo singolo. Magari perché devi stannare velocemente, invece di fare tutta l'animazione. Porca madonna. Ma ho capito, ma no così. Ma scusate, mi è apparso come uno stronzo dietro così. Minchia, ma è un jumpscare di TikTok. Raga, perdonatemi se vi ho strillato nelle orecchie. Il chill se n'era per un attimo andato. Il fatto è che io ho semplicemente sentito rah, rah, mi sono girato, stava piottando quel figlio di puttana. E se questa creatura salta fuori? Cazzi vostra. Nascondetevi. No, si dice cazzi vostra di nuovo. Io non sopravvivrò. Cosa cazzo è che si sta muovendo? Porco de di... Dio Cristo quanto corre. Sound design fatto di Cristo. Di Cristo il sound design. Non gli puoi dire assolutamente niente. Ragazzi, io sto stringendo talmente tanto il buco del culo che voi non avete idea. Gattona, gattona, fino a là, per fare una cheat. No, io non posso, cioè io se gioco questo gioco la tachicardia, io muoio. Non parlare perché se fai rumore ti faccio esplodere. Minchia, raga, io ho il cuore che sta per uscirmi dal petto. O se gli gira male dal culo direttamente. Fuffi, fuffi, vaffanculo, dai. Ma quanto cazzo è veloce per andare così spammato? Vabbè che è un alien, stronzo pure io, Dammi un kit medico che se mi colpisce mi posso curare, sì. Madonna che mood però, bellissimo. Diciamo che l'ansia non è che mi fa ricordare molto bene le cose. Che bello però, Dio Cristo. Era diventato il pavimento replay. Tu mi guardi mentre... Cioè, vedete, è questa cosa che mi fa incazzare. No, non sappiamo che cos'è. E telecamere. Perché rip mappa? C'era anche qua da trovare una mappa? Ho riperso una mappa. Porca puttana, ecco. Non correre! No, vattene a fanculo, figlio di puttana. Non mi è piaciuto per niente, neanche a me. Ho sentito tutto l'errore di quel tastino che veniva premuto. L'ho sentito tutto che mi entrava dietro. Poi potremmo usare la tessera d'accesso e farlo scendere. Spero che sbuca da quella porta e che ti ammazza. Raccolgo le mie cose e poi potremo andare. Ti prego, dimmi che spawna adesso. Dai, mangiatelo. Mangiatelo. No, cazzo. Peccato. Volevo morire. Sì. Godo. Sono vivo. Belle ste killcam comunque. No, io ormai dopo che ho corso ho visto il corridoio dietro, ho detto vabbè, ok, mi ha preso. Non ci provo neanche a scappare. Sul monitorino se ne vedono due. Che bella come cosa. Non è vero. Ecco, invece sta lì l'alien, perché adesso si è fermato. Sì, ma è bellissima l'ansia che ti mette addosso. Cioè, quando lo vedi che t'ha visto e che quindi sta venendo ad ucciderti, è una figata. Cerca un kit medico. A San Cristobal, Cristobal ci vorrebbe proprio in questo momento. Credo che mi siano rientrate entrambe le palle. Adesso parlo così. Dio porco. Che infarto. Ma siete dei grandissimi figli di puttana. Yeah.